Una magnifica testimonianza della Neapolis greca nel rione Sanità, a pochi passi dal bivio dei Vergini. Scoperto per caso alla fine dell'Ottocento, l'ipogeo dei cristallini si apre a 11 metri sotto il manto stradale, nel sottosuolo di un palazzo privato. Un antico sepolcreto, databile al IV secolo a.C., con rarissime pitture parietali che conservano i colori originari. Il progetto di restauro dell'ipogeo, cominciato nel 2020, è stato presentato questa mattina al MAN. Noi non ci siamo mai sentiti proprietari, ma custodi, perché chi ha protetto questa meraviglia è stato il quartiere Sanità, con tutta la sua gente, ed il Palazzo di Donato, dove questo sito si trova. E quindi noi lo vogliamo ridare alla città, è completamente un progetto sociale. Con 25 ingressi al giorno potete ben immaginare che è difficile arricchirsi, e non è questo il nostro. Noi vogliamo arricchire il quartiere, abbiamo già assunto 3 ragazzi del quartiere che faranno loro da guide, ragazzi che si sono così emozionati che non si può capire. Dal prossimo 1 luglio l'ipogeo dei cristallini sarà riaperto al pubblico. Le visite, al massimo 8 persone per volta, possono essere prenotate sul sito www.ipogeodeicristallini.org. La partita si gioca anche con i privati, anche quando essi sono proprietari del bene. È il caso emblematico dell'ipogeo, che trova una collaborazione trasversale tra istituzioni pubbliche e private, ma soprattutto che ha il pregio di spostare l'attenzione della cultura napoletana non più solo sulla romanità, non più solo su Pompei, ma su questa straordinaria stagione di cultura greca che visse Neapolis, la quale parlava greco ancora sotto l'imperatore Augusto. È un piccolo gioiello della Napoli greca, che forse è uno degli esempi meglio conservati di preesistenza greca in una città. Sicuramente per la sanità rappresenta un ulteriore gioiello, e questo ci aiuta a costruire una nuova offerta turistica in città, su cui stiamo lavorando, che è legato proprio alle radici greco-romane di Napoli, che verranno quindi valorizzate sia nei vari siti distribuiti in città. Su alcuni stiamo operando un restauro, tipo il teatro greco dell'Antigaglia, sia poi ovviamente con la nuova sezione del museo archeologico.